Ciao gente, buon per voi! Stasera siamo a Gardaland per un evento molto molto importante che ci riguarda, cioè il compleanno di Jessica. Non vi dico quanti anni fa perché l'età di una donna non si dice mai, ma nel dubbio se andate su Instagram sicuramente vedrete i post di sua madre che ha scritto per filo e per segno ogni cosa. E oltre a questo siamo qui per una tradizione della sua famiglia che noi intendiamo portare avanti. Ci vediamo durante il video. Questo. Oh, il classico saloon alla Clint Eastwood. Anche qui vi assicuro che ci fanno risse quasi tutti i giorni e poi duellini con sparatoria subito fuori. Pupazzoni Pokémon di qualsiasi grandezza che ovviamente noi non riusciamo a vincere e siamo gli unici che non riescono a vincere. E poi la buon vecchia Valle dei Re, che per noi è stata un attimo storpiata, però adesso c'è Jumanji The Adventure. Tradizione di famiglia di cui vi parlavo prima, o meglio della sua famiglia per la precisione, è fare la foto incinta davanti alla ormai ex Valle dei Re. Dovremmo riuscire a recuperarvela e ve la mettiamo accanto per farvi vedere di cosa stiamo parlando. E dopo, appena c'è un attimo di spazio, perché qui come potete vedere c'è un bordello allucinante, ci facciamo anche la foto, o meglio, se la fa la foto. Noi ce ne freghiamo del casino e nel dubbio la foto l'abbiamo fatta, così abbiamo mantenuto la tradizione della famiglia Tenzi. Foto incinta a Gardaland. Comunque ci stiamo guardando tutte le attrazioni e come previsto Jessica non può fare letteralmente niente, ci manca poco, manco trenini. Lei, boh, si stupisce, si lamenta. Non è vero. Però direi che è il caso di stare attenti. Thank you.
ovviamente noi andiamo in cerca di cibo. Gente, incredibile ma vero, ne abbiamo pescata una che Jessica può fare, i corsari. L'anno scorso era chiusa, la dovrebbero aver ristrutturata. Vediamo un attimo che succede, va? Non so che si vedeva, ma nel dubbio noi ci emozioniamo con poco. E adesso per davvero andiamo a cibarci. È giunta l'ora. Questo ambiente orientaleggiante ci ricorda un po' qualcosa, ovviamente, anche se qui in realtà si parla di Cina. Ma vabbè, poco male, un paese che prima o poi, se riusciamo, visiteremo. Ed ecco la seconda attrazione dove Jessica può salire, la monorotaia. Yeah! Come dicevo prima, emozioni uniche. Uniche. Questa è la terza? Sì. In cui puoi salire, incredibile ma vero, la ruota panoramica. Siamo a 4 record oggi. Sono emozionato, amore. Credo che meglio di così non si possa fare. Credo l'unica cosa che possa fare è la giostra dei cavalli. Forse. Comunque vabbè, è giusto così. Ed eccoci alla quinta ed ultima attrazione fattibile per oggi, come già annunciato, la giostra dei cavalli. Jessica intanto cerca non sa che cosa e dopo festeggeremo il suo compleanno con un bel waffle a mo' di dolce e ovviamente la Polaroid non si vede. Tutto regolare, gente, tutto regolare. La donna che non poteva fare le cose. Thank you.
gente, questa è la torta di compleanno di Jessica. Facciamo che saltiamo la canzoncina. Facciamo, vi do 5 secondi, iniziate a cantarla voi. Si vede che è prezioso. Grazie di aver cantato la canzone. Tanti auguri a me. Detto questo, signori, per oggi vi saluto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. E nel dubbio, come sempre, che vi duri la bella vita.